il Consiglio della Federazione o del Comitato regionale. Noi abbiamo il dovere di darvi l'assistenza, dare le linee guida, risolvere i problemi e fare la formazione. Tutto questo perché dobbiamo avere un obiettivo, voi ce l'avete ben chiaro nella filosofia della società che conosco bene, la filosofia è quella di dare un servizio per la formazione dei nostri ragazzi, dei vostri figli, dei nostri bambini, perché anche io Uno scambio ognuno. direttamente ai nostri interlocutori e la risposta è stata no. Quando oggettivamente si può osservare che Spinoretico è in grado di sostenere certi numeri che non sono i nostri, quindi io penso che il dialogo debba essere sempre mosso da entrambe le parti e ci voglia buon senso, se no poi inizia la degenerazione, le lamentele e quant'altro. Io sono armato di tantissimo buon senso e voglio continuare ad averlo, però i tempi sono stretti, quindi non è. Carica di amministratore, ho volentieri iniziato a far dialogare le parti. Sappiamo che nel nostro sport l'arbitro ha un ruolo fondamentale e forse anche il ruolo più difficile, perché deve far appunto dialogare delle parti, convoca i capitani e spiega quello che è accaduto e quello che non deve accadere più. Ferdinando prima citava dell'accordo, chiaramente un accordo è tale quando due parti lo raggiungono senza un'imposizione. In quell'accordo c'è scritto una cosa fondamentale, che tutto può essere rivisto in funzione dell'andamento dell'anno. Questo anno è un anno sperimentale, chiamiamolo così, cioè serve per capire se c'è la possibilità, oltre. Io rispetto le società, adesso i numeri mi sono stati portati davanti perché sono 40 giorni da Claudio. Presidente Capici, faccio rimprovero perché lei magari mi doveva informare, che io la conosco oggi, quindi magari a me mi chiamava, mi diceva io sono il presidente, ho conosciuto Scotti, ho conosciuto altri, ho dialogato con loro, mi sembra che mi sono messo a disposizione, ho dialogato con Piccioli dei Lupi, con tutti, sono andato pure a Spinoretico. Lei magari mi chiamava e mi diceva assessore io ho questo problema, forse già l'avremmo risolto. Questo lo dico mica perché. Però io dico, giustamente siete la prima società di Frascati e questo va riconosciuto. Io non lo posso disconoscere. Come ho riconosciuto che la S&T Frascati Calcio è la prima società, perché ci vanta circa 500 iscritti, non posso non riconoscere che questa è la prima società di Frascati. E se non c'era la voce, questa società era sparita. Quindi, bravo. No, non è così. E io